Iniziamo da qui, Sticozzi, poi Zappulla di qua. Prego. Mister, buonasera, Alessandro Sticozzi di MV Radio. Rispetto allo scorso anno, negli ultimi 30 metri non riuscite in quella fase in cui il suo gioco, che è molto addestrato nei primi 70, va anche un po' sull'improvvisazione, sul momento, sulla capacità di trovare il compagno con situazioni estemporanee. È questo il problema principale dell'avvio di campionato della Lazio, cioè l'incapacità negli ultimissimi metri di fare il passo che manca e trovare il pezzettino in più che devono aggiungere i giocatori di loro, dal punto di vista loro in campo. Il problema è stato duplice, perché abbiamo perso anche quella solidità difensiva che avevamo, anche se nelle ultime partite qualcosa di meglio a livello difensivo lo stiamo anche facendo. Sicuramente stiamo creando poco in relazione alla mole di gioco che facciamo. Io, quando riguardo le nostre partite, la sensazione è che abbiamo un po' smesso di andare a attaccare gli spazi, di andare a attaccare l'area, di andare a attaccare la porta, ce l'ho abbastanza spesso. È una cosa di cui stiamo parlando per cercare di risolvere la situazione, ma te l'ho detto, il problema è stato duplice in questo inizio di stagione. Non mi è piaciuto neanche l'aspetto mentale, perché fra l'1-0 e l'1-1 noi abbiamo concesso le chiavi della partita a mano agli avversari in maniera remissiva. Poi si prende l'1-1 e si ricomincia. Questo non mi è piaciuto molto. Poi il secondo tempo, secondo me, abbiamo fatto meglio, abbiamo anche avuto un paio di palle gol per poter vincere la partita, però dobbiamo fare di più sia a livello prestativo sia a livello di risultati, questo è certo. Buonasera mister, Alessandro Zappura, Lazio siamo noi. Mister, la Lazio sembra davvero involuta rispetto alla Lazio dell'anno scorso. Abbiamo negli occhi la Lazio dell'anno scorso, perché era quella creatura bella che attraverso le sue nozioni era riuscita a crescere. Mi sembra che ha fatto due passi indietro. Mi vengono in mente le parole dei giocatori della prima Lazio, della sua prima era, cioè il primo anno, quando i giocatori dicevano sì, stiamo cercando di acquisire le nozioni, abbiamo tante nozioni in testa perché il calcio di Sarri è un po' complicato, però ci stiamo riuscendo. Sembra che la Lazio è tornata a quel punto lì. Non so se mi sto sbagliando, le chiedo se è così, perché. Beh, per quanto riguarda Novi è sicuramente così. Per quanto riguarda i ragazzi che sono lì da tempo è più difficile dare una spiegazione di questo tipo. Ne stiamo parlando perché poi a livello di applicazione i ragazzi ci sono anche, perché se non ci sei per applicazione poi non è che puoi giocare discretamente per 70 metri e poi l'applicazione si finisce in aria, quindi è qualcosa di diverso che ci sta frenando in questo momento. È difficile anche capire perché poi quando si parla fra di noi, si guarda filmati fra di noi e i ragazzi stessi diano però è vero, si attacca poco lo spazio, si attacca poco la profondità. E che stasera nel secondo tempo Ciro, anche all'inizio, ci ha dato più profondità rispetto alle partite precedenti. Però, te l'ho detto, la situazione visiva è quella che dici te. Rapidamente, Benedetti, poi c'è. Ciao Maurizio, Stefano Benedetti, Città Celeste. Tu lo sai, io sono molto pragmatico, vado dritto al punto, poi non è detto che abbia ragione. Tu ci confermi che tutti stiano remando nella stessa direzione, che all'interno dello spogliatoio ci sia unità di intenti, che non ci sia qualcosa che non ti piace? Ecco, questo. Ovviamente non mi riferisco né a discorsi tattici, non sono un allenatore e altre cose. Posso essere sincero? Sì. Mi sembra una domanda del cazzo. Perché tanto anche se fosse vero nessuno te lo direbbe, però io questa sensazione sinceramente non ce l'ho. E avanti, certo. Bastava dire questo però. Eh? Bastava dire questo però. Una domanda è sempre una domanda. No? Ma se mi fa una domanda che ha una risposta sola, la mia conclusione è che è una domanda del cazzo. Poi. Ci sono anche risposte del...
E me lo devi dire, Andy, se fa una risposta, che secondo te è una risposta del cazzo, mi fermi e mi dici, mister, questa è una risposta del cazzo. Io me la prendo a mano. No, ma per carità, perché comunque posso farne un'altra? Perché comunque, voglio dire, indipendentemente da tutto, lo score non è molto, molto rincuorante, no? Voglio dire, sono passate 4 partite, ci sono 4 punti. In Champions League siamo tutti abbagliati da quello che è successo nel finale, adesso il calendario non aiuta la Lazio. Io vorrei sapere se tu sei preoccupato, questa ti piace quel domanda? Sì, perché il... Se ti fanno male la schiena o il collo anche al mattino, è molto probabile che sia dovuto al fatto che dormi in modo non corretto. La buona notizia è che c'è un modo semplice per risolvere questo problema. Il livello di preoccupazione ci può essere, ma bisogna avere delle consapevolezze. Quando entri in un momento negativo e entri in un ciclo di partite in cui i risultati non ti vanno bene, le prestazioni sono così e così, risalire è possibile, ma bisogna avere la consapevolezza e la ricrescita e la salita sarà lenta. E se noi andiamo in panico, in ansia, ogni volta che si pareggia sarà ancora più lento. E quindi bisogna, al di là delle preoccupazioni, al di là dei problemi cioè, da risolvere, avere la consapevolezza e la risalita in classifica sarà anche possibile, ma sarà un discorso che prenderà mesi, se sarà possibile, perché può anche darsi che sia impossibile. E quindi farsi prendere da queste ansie e fare dei drammi ogni volta che si pareggia una partita mi sembra sia la peggiore strada che si può prendere per risalire. Poi è chiaro, accanto a questo bisogna avere la consapevolezza che bisogna ritrovare certe caratteristiche, la solidità difensiva per noi era fondamentale, perché poi si passava indenni i 15-20 minuti di sofferenza che ci sono in tutte le partite e avevamo nello stesso tempo una capacità maggiore di trasformare i 20 minuti di dominio in palle gol. Quindi bisogna ritrovare queste due cose, se no è inutile essere preoccupati, la situazione non si risolve. E poi se si ritrova queste cose si risolverà con il tempo, in maniera naturale. Quindi non ti dico preoccupato, ma sono attento a cercare di capire i motivi per cui ci siamo persi o ci siamo involuti, come si diceva prima. Buonasera, Francesco Certo. Due punti proprio su questo. Prima si parlava delle difficoltà in attacco, ma io concordavo con un collega, diceva di un regresso tattico, no? Il punto che mi pare focale, ma la squadra non la vedo compatta e le distanze sono molto più lunghe rispetto al passato, quindi praticamente ci sono dei metri che si concedono agli avversari. Questo primo punto mi interessava. Il secondo, rapidamente, comunque in questo inizio paradossale ci sono stati scampoli, almeno se non frazioni intere, di partite fatte bene. Ricordo il secondo tempo di Napoli, 20 minuti almeno con la Juventus, se non mezz'ora, e con l'Atletico una buona partita. Mi viene il dubbio che la squadra appunto sia sollecitata molto di più e abbia uno sprone maggiore contro avversari di livello che contro squadre di minor cabotaggio. Un'impressione sbagliata o è corretta? Squadra secondo me è meno ordinata rispetto ai migliori periodi dell'anno scorso. L'anno scorso c'era un ordine tattico superiore e questo ci garantiva molto di più, soprattutto nella fase difensiva. E questo bisogna ad ogni costo cercare di ritrovarlo, perché il nostro modo di giocare senza grande ordine facciamo fatica, soprattutto a difendere, poi facciamo grande fatica. Oggi nel primo tempo secondo me non abbiamo avuto la forza di alzare fino con i piedi a metà campo la linea difensiva e questo ci crea delle difficoltà sui quinti, perché i nostri difensori esterni avevano degli scivolamenti troppo lunghi da fare e eravamo sempre in ritardo negli scivolamenti. Quindi l'ordine dell'anno scorso in questo momento non lo vedo sicuramente anch'io. Passare l'avversario ci può essere l'aspetto mentale, che è quello che dici te, di avere un maggior coinvolgimento nella partita, un maggior livello di applicazione, un maggior livello di determinazione,
come ci può essere un discorso tattico che in quel caso lì affronta avversari che cercano di fare la partita e quindi te c'è anche spazio in più a disposizione, anche se la squadra che abbiamo affrontato oggi è solitamente una squadra che cerca di fare la partita, quindi può darsi l'aspetto mentale incida. Mister Augusto Ciccione, noi Biancocelesti Gol TV, le chiedo in maniera molto secca, ecco, come se ne esce da questa situazione, se perché se è un problema tattico ci penserà lei con il campo, se è un problema mentale, come ci sta ripetendo, qual è la medicina? No, il problema tattico esiste, nei nuovi ancora esiste, se ha visto il primo tempo non sono giocatori ancora completamente coinvolti nel nostro modo di giocare, soprattutto nel nostro modo di difendere. Quindi il problema tattico da quel punto di vista esiste, dall'altro punto di vista per i vecchi è difficile comprendere questa involuzione, a meno che la squadra l'anno scorso abbia fatto il 105% delle proprie possibilità e ora non ha più niente da dare, è successo a tante squadre. Salve mister, Maurizio Pizzoferrato, agenziaria. Senta, nella vita, penso quindi anche nel calcio, le cose di solito riescono quando si fanno con entusiasmo. Lei in allenamento vede ancora i giocatori che si allenano con entusiasmo? Ma sai, quando ci sono periodi in cui non ti vengono fuori le vittorie, l'entusiasmo cala, ma questo non è che cala alla Lazio, cala in tutte le squadre del mondo. Io in allenamento no, sinceramente la sensazione che la squadra sia spenta non ce l'ho e quindi mi rimangono difficili da capire, poi da spiegare certe cose, però io martedì non ho visto una squadra morta, stasera nel secondo tempo non ho visto una squadra morta, cosa ho visto? Una squadra sbagliata, ha giocato senza tanta qualità, ma morta no. Quindi io questa impressione sinceramente in allenamento non ce l'ho. Siamo in chiusura, le ultime, prego. Buonasera mister Alessandro Vittori, la Lazio Siamo Noi.it, Football Magazine. Voglio riprendere la sua analisi di prima dell'attacco, il fatto che lei rivedendo le partite ha l'impressione che la squadra attacchi meno gli spazi. Ovviamente poi trovare le motivazioni è difficile, le chiedo però la sua sensazione è che sia una cosa momentanea, anche dovuto magari al fatto che sostituendo quello che magari attaccava di più gli spazi e poteva essere Milinkovic, quindi devono ancora... Milinkovic attaccava l'aria più che gli spazi. E quindi secondo lei è una cosa momentanea oppure è un problema con cui si dovrà fare i conti a lungo? Penso e spero sia momentanea, perché poi se ripensa alle nostre migliori partite mi ricordo tante ricezioni dentro del nostro attaccante esterno, cosa che ora vedo poco, vedo molti palloni addosso e poche ricezioni dentro, poi attacchi degli spazi, poi profondità, poi attacco del secondo palo sugli sviluppi dalla parte opposta, tutte cose che a un certo punto della stagione scorsa avevamo acquisito e ora abbiamo perso, però visto e l'ho viste in tante partite dell'anno scorso, spero e penso che sia momentanea questa cosa. Buonasera mister, Niccolò Faccini, Lazialità. Senta, io dopo il gol di Immobile ho visto una Lazio molto passiva, quasi inebetita dal palleggio del Monza, no? Andavamo a vuoto molto facilmente anche sul loro gioco corto, loro trovavano i tre quarti. Mi fermerei a inebetita. Molto bene. Però ecco, contro squadre che palleggiano tanto, mi aspettavo che il pressing fosse un po' intensificato per salire un po' di più e tenere lontano il pericolo. La squadra in questo momento non ci riesce, preferisce aspettare, perché il primo tempo sembrava veramente un gol che prima o poi sarebbe arrivato, cioè nell'aria. Eravamo passivi, se vuoi pressare un passività la vedo dura, te l'ho detto, poi c'era anche un discorso di distanze, perché poi sono quelle situazioni in cui se parli ai difensori ti dicono ma io stavo un po' più basso perché la palla era sempre scoperta, e se parli agli attaccanti ti dicono ho smesso di pressare perché da dietro sarà un po' lunghi, però la realtà è che sarà un po' bassa e quindi era difficile arrivare alle pressioni, era difficile arrivare sui quinti, era difficile andare a tagliare passaggi dentro, infatti loro ci andavano dal terzo al quinto e tornavano dentro sul centrocampista e noi eravamo sempre in mezzo.
ma quello è un discorso di... Ho visto una passività come... come una squadra che pensa, vabbè, gol l'abbiamo fatto, ne siamo venuti a capo, ormai la partita è nostra, e invece contro queste squadre è dura pensare questo, e soprattutto è dura pensare questo dopo una partita di Champions. Il post Champions è difficile per tutti, figuriamoci per noi che ci siamo poco abituati.